Presentata nel pomeriggio l'edizione numero 75 del Trofeo Matteotti, il via della classicissima domenica 17 settembre da Piazza Duca a Pescara. 193,8 i chilometri. Tra i favoriti Giulio Ciccone, recente vincitore della maglia Poal Tour de France, Simon Yates, Michael Matthews e il campione italiano Simone Velasco. È arrivato il momento del Matteotti, l'ha visto un po' emozionato. Lo sai che sono un eterno bambino, no? Se non c'hai questa emozione, da matti organizzare gare, di fare squadre e essere in questo mondo è diventato veramente difficile. Quindi sì, ogni anno mi emoziono come la prima volta. Un favorito uno per domenica, nome secco? Giulio Ciccone. Torna il trofeo Matteotti, non poteva essere diversamente. Ah, torna dopo un anno nel quale purtroppo per tanti problemi ci siamo dovuti fermare per non fare una cosa rimediata. E quindi torna più organizzato di prima, meglio di prima e con una progettualità, come diceva prima il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che grazie alla legge finanziaria della Regione Abruzzo ci permette di pianificare nel tempo un pezzo di storia del nostro Abruzzo e della città di Pescara. Allora, Gianni Bugno nel 95 la vittoria, anche la maglia tricolore sul circuito Matteotti, a distanza di tanti anni torna per una corsa che è davvero molto bella nel panorama ciclistico italiano. Sì, mi ha detto che avevo vinto il 50esimo, adesso siamo al 75esimo, quindi sono passati un po' di anni, diciamo che questa è sempre stata una bella corsa, e per di più quando l'ho vinta io era campione italiano, quindi una doppia soddisfazione, vince Matteotti e vince il campione italiano. È stata per me una grande soddisfazione. Gianni Bugno, uno dei più grandi della storia recente del ciclismo italiano, lo possiamo dire, no? Non lo so, qualche corsa l'ho vinta, penso di aver dato parecchio al ciclismo ed sono contento e soddisfatto di questo. Oggi come sta il ciclismo italiano? Ah, diciamo che l'Abruzzo sta bene, a Ciccone che ha vinto la maglia Poal nell'ultimo Tour de France, quindi speriamo che sia in continua crescita. Io invito tutta la città di Pescara a partecipare domenica 17 insieme alla Regione Abruzzo. Buon Matteotti a tutti. Saremo il 17 tutti in pista per regalare tantissime emozioni alla città di Pescara.